Buonasera gente di gabbie e benvenuti su Unga 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 Big Hunter Grosso. Guardate, si è scoiattato addirittura un gabbiano. Che abbe paura. Adesso vi mostro, intanto andiamo al campo di allenamento. Che vi mostro, c'è un pollo. Un dannato pollo, devo mostrarvi come funziona il gioco. In questo gioco dobbiamo cacciare animali leggendari. Quindi in questo caso devo fare fuori il pollo nabbino. Me lo cucino stasera. Erano molto grandi i polli del 60 milioni avanti Cristo, come potete vedere. E hanno anche le gambe un po' strane. Forse non è un pollo, forse sono i due miei fratellini sottopagati. Mi posso tirare una lancia sulle gambe, figlioli miei? Basta con i prank. Questi sono i prank che si facevano in quegli anni. Un po' strani. Oh, cavolo, pure la tank. Insomma, si stanno evolvendo con i prank. Prima il pollo, poi... step dopo, tigre con i denti a sciavola. Quindi in questo gioco, avete capito, bisogna indietreggiare, tirare lance e in questo modo colpire i punti deboli di questi animali preistorici giganti molto paurosi e farli fuori e dar da mangiare forse alla nostra famiglia. E se mi beccano, muoio male. Tanto tempo fa, una tribù viveva in un villaggio nell'entroterra. La gente moriva di fame a causa della continua siccità. Il capo della tribù andava a caccia ogni giorno alla ricerca di cibo. Bunga bunga fame! E niente, qua mi insegno a giocare, i colpi alla testa fanno più danno. Quindi giorno 1! Siamo contro un mammut bello! Povero mammut, aiuto, che faccio? Che faccio con questo mammut? Headshot! One shot! One kill! Ok, 20 lance per far fuori il mammut. Ok, cerchiamo di colpirlo. No, nel sederino. Non riesco a beccarlo, ragazzi. Non riesco a beccarlo. Nell'occhio l'ho colpito. E il problema è che quello... oh, cavolo! Oh, l'ho ucciso! In pochi colpi. Io che pensavo che avrei dovuto usare tutte le mie 20 lance. Siamo al giorno 5, ragazzi. Dobbiamo arrivare al giorno 50, ho sentito. Perché più avanti andiamo, più l'hammer diventa. Cioè, dobbiamo far fuori praticamente un'intera famiglia di mammut. Questa cosa aiuta, mi fa venire un root. Sto facendo troppe rime. Headshot, ho 12 lance, ho sempre meno lance. Mamma mia, terra, inginocchiati davanti al tuo nuovo re. Tranquillo, entrerai sempre nei miei pettorali e li farei diventare quelli prosperosi come quelli di Arnold. Non sei asino che sei. Ah no, sei mammut, non sei un asino. Oh no. Va bene, aspetta, aspetta che ormai ho capito il tuo punto debole. Ti piace la grattatina alla schiena? Voleva tanto un massaggino alla schiena e gliel'ho dato a modo mio. I miei figli al villaggio vogliono conoscerti, signor mammut. Però sei un po' spaventoso in questa forma. Credo che ti farò conoscere nella forma più comune di cotoletta. Credo va bene. Sì, cotoletta. Qua dicono che devo per forza fare headshot, altrimenti non sono contenti. Wait. Ok, ragazzi, diventa molto Dark Souls come cosa. Vedete, quello è il punto critico. Quello è il punto critico. Quando glielo tocco quel puntino, lui si addormenta. Bambini! Ci siamo quasi. Punto critico che ora lo addormentiamo. Fai la nonna. Fai la nonna. Pezzer! Sì! Lo so che ti piace il massaggino lì. L'ho beccato! Ho fatto un danno epico! Guarda! Mamma mia, ma ci stiamo potenziando. I mammut mi temo. Oh, non cadermi addosso, però, palla di pelo. Oh, cacchio. Mi sa, secondo me, a livello 10 succede qualcosa. Tanto i punti sono aumentati. Sei tornato per il massaggio, ok. Te lo do io. Oh, colpito lì. Nel soffochino. Soffocata. Ti-ta-ta-ta. Ragazzi, posso comprare... oh! Nuove lancia? 6.000? Mi stai prendendo in giro? Pensavo che 3.500 fossero tantissimi. Va bene, ragazzi, compro anche perché mi sono rotto del mammut. È sempre quello. Quindi sì. Ogni volta che spendo soldi mi viene l'allergia. Alcuni anni dopo, una tribù migrò in cerca di una nuova terra. La lore. Maledetti. No, allora mi faccio polpette di rinoceronte. Mi hanno attaccato. Il capo della tribù andava a caccia ogni giorno per proteggere la sua gente. Questa è la vera storia della nostra antenati, ragazzi. Questa è la vera storia. Cioè, io qua vi sto insegnando. Andavano in giro così, C'erano i rinoceronti grandi come case. E a parte sono più o meno grandi come quelli che abbiamo adesso. Ma questi sono più cattivi. Guarda quanto ci vuole per killarlo. Ma mi stai prendendo per il muso?
Mi stai prendendo... Guardalo! È molto più rapido. Lo vedo molto più aggressive, questo rinoceronte. Guardalo, guardalo, guardalo. Quanto è, come carica! Come carica! Mamma mia, per un pelo! Mi sta facendo i peggio lisci. Ok, ok, ok. Però adesso tu creperai liscio come l'olio. Devo spammare... Aia! Raga, è troppo forte. Mamma mia, ti spacco in due. 400 di vita a chi? 400 di vita a chi? Ti faccio diventare un porco spino! Sì, pieno di lance. Sei un bellissimo porco spino! Vai, vai, vai così. Vai, vadi, 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 fantocci. Yes! Buono questo rinoceronte! Fai anche il bravo! Fai anche il bravo! Oi, oi, oi! L'ho impalato, ci ho fatto praticamente i bastoni da nonno da passeggio là dietro. Guardala, quante belle lancette. Si può quasi controllare. Mi piacerebbe tanto appendermi ed usare la lancia come sella per portarmelo in giro. Intanto è già crepato, ormai ci sta perdendo. Ha detto ormai muoio per fargli un piacere a Gabby, perché non voglio fargli perdere un'ora. Bravo, rinoceronti, continuate così che la mia famiglia è contenta. E poi ti faranno un massaggino con i denti. Molto comodo, non sentirai più niente. Cioè all'inizio senti qualcosa, ma poi il massaggino ti fa diventare proprio in relax. Ti fa anche spuntare le alette da angioletto. Oh, scherzavo! Mi sono già sta prank, bro! Cippi ciappi, cippi ciappi, cippi ciappi. È tutta una danza. E ballo con il rinoceronte. Aia, sono volato io con gli angeli in cielo. Ah, vedi? Posso comprarmi una nuova arma. Proviamo a prenderci questo martellone. Forse con questo faccio più danno. Ah, vedi? Vedi, è molto più veloce, più rapido. Fa più male alla sua gobbetta. Ok, ok. Questo si deve spammare. Qua nel mento, là nel mento. Tante martellate, tante martellate. Fanno un sacco di danno. Dopo un po'. Oh, wow, 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 wow. Ma porca patata, Alessa. Ti suono come il tamburo che ho al villaggio. Ti strapazzo tutto coi martelli. Ti metto a posto. Boccia. Ehi, 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 ehi. L'ho fatto arrabbiare. Mai dire un rinoceronte boccia. Se no te la tira lui e ti mette dentro un barattolino. Sì, sventrato proprio. Assorbo avorio come il Dovahking assorbiva l'anima dei draghi. Level 4. Ah, è tua cugina. Vieni qua, rinoceronta. Rinocerunta, sei unta, sei lezza, sei sporca. Però aspetta, 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 aspetta che gli faccio volare tutti i pupi pupi. Pupi pupi volate, pupi pupi, pupi pupi. Sei incastrato il pupo. Ok, ce lo stiamo facendo. Ok, fammi vedere il mento, bello. Bello, bello, bello. Oh no, 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 no. Sì, un colpo, un colpo. Basta uno. Sì! Uno ne avevo in saccoccia e uno è bastato. L'ho fatto uscire dal corpo. Gli ho fatto un'esperienza fuori dal corpo. Gli ho regalato a questo ippo stupido. Non è un ippopotamo, è un rinoceronte. Rinocesbotte. Ragazzi, io normalmente, cioè, se questo video lo vedesse il WWF, ragazzi, mi banderebbe da ogni canale social. Tra l'altro li ho visti l'altro giorno per strada e mi hanno detto di iscrivermi alla loro pagina Facebook, che mi invito a farlo perché sono dei bravi ragazzi. Però dico, io in questi giochi faccio per scherzo. Cioè alla fine comunque non è che li faccio fuori per cattiveria, ma perché la mia famiglia deve mangiare. Anche lui farebbe lo stesso se avesse fame e se mangiasse carne umana. Ok? Quindi è un'anima per un'anima. È un po' quel concetto lì. Concetto di cotoletta. Ragazzi, sta diventando complicato. Forse torno dal mammut. Sai una cosa? Torno dal mammut. Torno dal mammut. Vorrei anche vedere. Fammi vedere. Poi guardate quanti ce ne sono qua. Pure la tigre dai denti a sciabola. Cioè aggiungono altri robetti. Con quest'ascia il mammut come crepa. Olla. Vedi, vedi. Con quest'ascia il mammut. Le peggio botte. Il mammut è il mio animale preferito di questo gioco. È molto carino, bello stabile. Non fa sciocchezze. Si lascia colpire in modo molto tranquillo. Oh, vedi? Vedi, un colpetto e ora è andato all'altro mondo. Ecco qua. Oh! È
professione. Se non becchi quei tre punti, non vinci, hai capito? Devi essere proprio preciso. È un po' come giocare a Worms, no? Che devi calcolare dove i vermi colpiscono. Questa volta devo farlo in 50 secondi fuori, quindi spammiamo, spammiamo. Basta spammare. Guardalo! Una mitragliatrice sono! Una dannata mitragliatrice. Ragazzi, credo che l'ho proprio colpito. C'è un rapporto ormai di vita e di morte qui. È tutto un ciclo vitale. È la legge della savana. Esatto, un giorno diventerò anch'io. Sarò cacciato da una tigre dai denti a sciabola e andrò a quel paese. Però fino ad allora me li mangio tutti. Ragazzi, lo sapete una cosa? Questo gioco alla fine è molto carino, lo stile mi piace, ma non ha moltissimo da offrire. Penso che magari, se volete, ci farò un prossimo episodio dove andiamo a vedere i prossimi due animali, che sarebbe interessante andarli a vedere. Ma per questo episodio mi fermo qui. Sono solo curioso di vedere nel tutorial quanti animali ci sono. Quindi un attimo che spreco tutto. Un attimo, perché allora, questo è il mammut, ok? Questo è il mammut nel tutorial. Se vado avanti, vediamo che altri animali ci sono. C'è la renna, ok. Dopo la renna voglio vedere cosa c'è. C'è il pollo, ok, si susseguono. Renna, pollo e tigre dai denti a sciabola. Quindi ragazzi, grazie per la visione di questo video. Link del negozio per supportarmi e per nuova merch che arriva presto nella descrizione. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ugabunga!